a Sassari per la bellissima partita giocata stasera e la larga vittoria ottenuta, con una prestazione che tolti i primi 10 minuti di studio tra le due formazioni li ha visti dominare sotto il profilo dell'intensità, dell'energia, della determinazione, sotto ogni profilo. La nostra difesa ha faticato a contenere l'ispirazione dei loro tiratori e il nostro attacco a trovare la consueta circolazione per merito di una difesa che è stata decisamente reattiva, rapida, e quindi archiviamo con grande dispiacere una prestazione sicuramente al di sotto delle nostre abitudini ma anche delle aspettative per una gara cui mi auguravo di poter arrivare consapevole dell'evidente fatica che la squadra sta accumulando, però con la giusta motivazione e determinazione per cercare di tenere in equilibrio una sfida che si è chiusa eventualmente dopo soli 10 minuti di partita. Quando poi l'ottimo contributo che il Sassari ha avuto dalla panchina e la ritrovata, soprattutto vena al tiro da fuori, che era mancato forse nei primi 10 minuti, gli ha permesso di costruire e poi dilatare un vantaggio che ha preso delle dimensioni importantissime. Cosa ha pensato la partita di Euroleague? Adesso siamo alla nostra 13ª partita di Euroleague, quindi dobbiamo pensare che abbiamo avuto il merito di costruirci questo cammino come un'opportunità. Ci saranno ancora 15 settimane nelle quali sostenere il doppio impegno. Più che la partita, magari in termini di rotazioni, purtroppo l'infortunio di Ortner, quello di Rasic, che mi ha convinto, visto anche il punteggio, a non rischiarlo, e poi nel finale purtroppo ci si è messo anche quell'episodio che rischia, speriamo bene, ma rischia di poter compromettere magari a breve anche l'utilizzo di Jennings, quindi valuteremo domani. Come detto, è una condizione in cui noi dovremo imparare la partita di stasera sotto questo profilo è una lezione, un esempio di come i nostri avversari possono dall'inizio della stagione, potranno nel proseguo della stagione gestire le loro risorse diversamente da noi. Noi dobbiamo reclutare risorse all'interno della nostra squadra, stasera siamo mancati sotto ogni profilo. Parlare di stanchezza è complesso, perché è stata una prestazione talmente mediocre e in generale da parte della nostra squadra, fermo restando, come detto, i meriti di Sassari. Mi voglio soffermare sull'aspetto della stanchezza, come detto il rammarico è legato agli infortuni, perché è chiaro che questa per noi è una stagione molto delicata e dobbiamo essere anche in grado di ottimizzare le risorse che abbiamo a disposizione e non possiamo permetterci infortuni, come purtroppo stasera fin da prima e poi durante si sono verificati. Adesso valuteremo le conseguenze. Coach, non si vedrà molte volte Moss che fa virgola. Penso che è uno che ha pagato più degli altri. Ma non so, sicuramente una giornata decisamente storta. Lui come Jenny, che mi permetto di dire, insomma, i nostri due esterni hanno trovato uno il primo canestro alla fine del terzo periodo e l'altro il primo canestro in chiusura di partita. Insomma, una prestazione dal punto di vista balistico evidentemente al di sotto i nostri standard. Fermiamoci ai meriti dei nostri avversari, come detto, la cui energia, la cui aggressività ha avuto la meglio sul nostro gioco, quindi poi potevamo sicuramente fornire una qualità migliore, ma sotto il profilo dell'intensità parlano i numeri. Insomma. La Dinamo con il risultato di oggi si candida come una rivale di Siena? Ma io penso che indipendentemente dal risultato di oggi si candidi come una delle legittime favorite ai trofei, perché è riduttivo parlare solo di campionato, tra poco si giocherà già con un trofeo in palio importante come la Coppa Italia. È una tipologia di manifestazione che esula un po' dalle altre, no? Si giocano tre giorni, quindi sono partite molto diverse da quelle di campionato, dove le squadre hanno tempo per arrivare, preparare, lì sicuramente si comprime tutto, è un vortice di emozione, di tensione, quindi è un po' diverso. Però se parliamo di
come posso dire, Siena comunque la detentrice, perché se noi siamo il punto di riferimento credo che il computo delle pretendenti sia legittimamente ampio. Se poi vogliamo parlare di chi possa essere realisticamente il favorito in un campionato dove si giocherà 4 su 7 fin dal quarto di finale, è chiaro che ci sono squadre il cui organico è legittimato, un ruolo diverso, però sicuramente Sassari stasera credo abbia combinato il legittimo desiderio di riscatto dopo la sconfitta di Caserta assieme a una prestazione che, complice l'arrivo di Siena, complice l'aspetto motivazionale, il fatto che ci fosse il secondo posto in palio, che non è un primato da poco, penso abbia fatto una grandissima partita. Poi come proiettava in termini di... Io ho avuto tale rispetto e tale considerazione di loro fin dall'inizio che non sono sorpreso di vederli qui, sono deluso chiaramente di come noi abbiamo giocato questa partita, consapevoli delle difficoltà che avremmo trovato, però speravo che potessimo tenere testa al loro talento e anche al loro desiderio di riscatto, ma più in generale è sembrato proprio che avessero un livello di desiderio e di energia nettamente superiore al nostro. Questo frullatore di emozioni e viaggi, insomma, rispetto a Atene, perdere questo tipo di sconfitta lascia delle scuole diverse, è un'altra partita. Questo lo valuteremo col tempo, è una considerazione legittima che ora terremo da una parte per vedere come saremo capaci di resettare, di ritrovare stimoli, concentrazione sul nostro lavoro, cura dei dettagli e dei particolari, come detto trovandoci a lavorare anche in un contesto complicato dalla situazione infortuni che sicuramente ci toglie un po' di serenità. Poi quello che mi auguro è che si possa parlare di questa sconfitta come una severa lezione isolata da un contesto di stagione che chiaramente non faceva presagire una serata di questo tipo, che però devi mettere in preventivo da allenatore che possa accadere. Speriamo di aver concentrato qui tanto del peggio. Altre domande? Grazie. Grazie.